Buone notizie per gli animali in Francia, dove il presidente Macron vuole far approvare una nuova legge dopo la storica modifica del codice civile che dal 2015 considera gli animali come esseri viventi dotati di sensibilità e non più come beni mobili. Insieme a questo anche la richiesta di pene più severe per chi commette sevizie. Oltre agli animali da compagnia, la proposta di legge presentata da Aurore Berger si occupa dei circhi con il divieto di usare animali e dei parchi acquatici che dovranno rinunciare a delfini e orche. In Italia la battaglia per arrivare a questi traguardi è in corso. Deve passare altro, deve passare il rispetto per tutti gli animali. Macron non parla di corride, non parla di caccia, non parla di allevamenti intensivi. Ricordiamoci che in Francia c'è anche, oltretutto, quella pratica abominevole del pâté di foie gras, che è una cosa allucinante. Quindi il fatto di cambiare il codice civile purtroppo non vuol dire, penso, cambiare il mondo intero, perché purtroppo il mondo intero, finché non capisce che bisogna rispettare tutto e tutti e vivere in una visione ecocentrica e non egocentrica, epidemie come il Covid penso che ci saranno sempre, perché non abbiamo ancora purtroppo imparato niente. Noi dobbiamo imparare il rispetto per tutti, dobbiamo modificare il nostro codice civile adeguandoci a delle leggi europee e soprattutto far sì che tutti gli animali indistintamente vengano rispettati e tutelati. Quindi non solo l'animale d'affezione, ma tutti gli animali.